Dopo il successo dello Stream Deck, ad un anno di distanza, Elgato propone agli amanti dello streaming e non solo lo Stream Deck Mini, una versione ridotta del suo fratello maggiore, dotato di 6 tasti personalizzabili. L'interno della confezione è minimale, troviamo lo Stream Deck Mini e un piccolo manuale di istruzioni. La prima cosa da fare è andare sul sito di Elgato, download, e scaricare lo Stream Deck for Windows. Una volta installato, possiamo collegare il nostro Stream Deck Mini e avviare l'applicazione dedicata. Al centro troveremo i 6 tasti che dovremmo personalizzare e a destra una serie di settaggi preimpostati per gestire i vari programmi di streaming da Twitch, YouTube, OBS o XSplit. Per assegnare ad un tasto la semplice apertura di un determinato programma, basterà trascinare il collegamento sul tasto che vogliamo utilizzare. Così facendo, premendo il tasto, il programma verrà semplicemente richiamato e avviato. Anche se abbiamo solo 6 tasti disponibili, sarà possibile creare cartelle e sottocartelle per una maggiore organizzazione. Per esempio, potremmo assegnare ad una cartella la gestione completa di un programma di streaming per mutare e smutare il microfono, cambiare scena di streaming o semplicemente avviare e stoppare lo streaming stesso. Io qui invece sto assegnando i tasti multimediali per i media player e la gestione del volume di sistema. In caso usassimo spesso determinati siti, possiamo aggiungere al bottone il link desiderato, avendo addirittura la possibilità di personalizzare la grafica di ogni singolo tasto direttamente dall'interfaccia editor dedicata, potendo anche scegliere dalle immagini in nostro possesso. Insomma, lo Stream Deck Mini è adatto non solo agli streamers, ma anche per chi vuole personalizzare al massimo la propria esperienza sul PC. E voi l'avete mai provato? Vi piace come idea? Scrivetecelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e condividetelo. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Da Brigius è tutto, ci vediamo al prossimo video!